In questi giorni all'interno della Cattedrale del Duomo di Reggio Calabria, per il secondo anno, c'è l'esposizione della Grotta della Natività. È una riproduzione come quella che c'è a Betlemme, dove all'interno vi sono 15 lampade che rappresentano le comunità religiose nel mondo, una stella a 14 punte che indica la genealogia di Gesù e un foro che indica il punto preciso in cui è nato Gesù. All'interno della stessa c'è anche la luce di Betlemme. La forma è di forma ottagonale in quanto sopra della grotta della Natività è stata creata una chiesa in forma come c'è a Betlemme. Questa forma ottagonale è stata riproposta anche nella struttura. Esternamente alla struttura ci sono dei pannelli della luce di Betlemme dove spiegano la sua storia, la grotta della Natività, fra San Francesco d'Assisi, perché tutto questo nasce per l'ottavo centenario della visita di San Francesco d'Assisi alla grotta di Betlemme. È grazie a lui che ogni anno, come tradizione, noi facciamo il presepe, perché per la prima volta lui ha realizzato il presepe in un paesino di fronte a dove abitava. Quindi da lì è iniziata la tradizione del presepe. Quindi da questa idea del presepe e della visita della grotta della Natività è nata questa idea di riprodurla qui nella nostra città.